Voilà. Allora, niente, ho prodotto ancora, come vi dicevo la volta scorsa, ho fatto ancora delle fasce per la testa, tutti diciamo per i capelli, ma secondo me sono più per la testa, per le orecchie. Comunque, bando alle ciance, ciancio le bande, e ve li vado a mostrare, che tutto sto popò di roba qua. Allora, ne ho fatti qualcuno per i maschietti. Ah, c'è anche quello del Verraz, aspettate, che si è scelto lui la lana. Sì, la lana, questa specie di ciniglia, io vi giuro, è morbidissima, è una cosa bellissima. Allora, questo qua è quello che ho fatto per il Verraz, lui lo voleva bello largo, semplice, semplice, liscio, liscio. E noi gliel'abbiamo fatto. E giustamente, la cosa bella di questi gomitoli è che due fasce per i capelli escono. Non ho provato a fare un berretto, perché so che ci vanno più o meno due gomitoli in teoria, poi in pratica, boh. Però mi sono limitata a fare le fasce e l'altra è così, un po' più strettina. Ma lui la voleva bella larga, adesso lo aspettate che l'ho buttata. Volevo buttargliela sulla scrivania e l'ho buttata in giro per casa. Voilà! Arrivo. E voilà. La mia casa è sempre disastrata come al solito. Però adesso sono un altro. Ho letto. E questa qua è un po' più strettina, dicevo. Ho sempre messo le etichettine simpatichine, secondo me, poi sono gusti, però boh. Poi ne ho fatte due in questo blu petrolio. Ecco, una un po' più larga, l'altra un po' più stretta, come al solito. Devo dire che in base al bagno della lana, del colore, della ciniglia, non so come chiamarla. Cambia anche la morbidezza, perché tipo il verde è decisamente più morbido di questo qua. È bello morbido anche questo, però questo verde qua è particolarmente, che non è che non c'è più, sofficioso. C'erano un sacco di colori, ne ho presi solo qualcuno perché ho detto vediamo come mi trovo e senza andare a spendere grosse cifre, giusto per vedere un po' come procedeva il lavoro, e devo dire che mi ci sono trovata bene. Però se trovo uno scartino, aspettate perché oh là, la sto facendo, eccolo qua. L'unica cosa che vi dico, attenzione, quando lo lecca si sfila. Se siete come me che ciucciate il filo per infilarlo nel lago, guardate. Quindi attenzione quando lo lavorate, attenzione quando lo disfate, perché si formano i nodi e vi tocca sciancare, non potete fare diversamente. È difficile tornare indietro, almeno nella catenella iniziale o se sbagliate il punto, insomma. Avete capito? C'è un po' da stare attenti a questa lanina qui, ciniglina qui, come chiamatela, come vi pare. Poi ne ho fatti due rossi. Uno semplice a fascia, ho lavorato un po' a costina, adesso non so se si vede, ed è quelli da maschietto, non li provo perché così. Aspettate, adesso oggi ho la pinza in testa, ho fatto una minchia l'inalata, però vabbè, una è così, come vedete sono belle larghe che vi coprono tutti gli orecchi e devo dire che sembrano, adesso non l'ho provate alle basse temperature, però possono andare bene anche per l'autunno, insomma, i primi freddi sembrano calde, adesso non dico che caldissime, però le orecchie stanno al caldo e sono belle belle morbide. Poi sempre in rosso ho fatto quest'altra col nodone. Ok. Aspettate, questa l'ho fatta alla pinza. Adesso la strappo così mi arrabbio. Vabbè, io l'ho messa di lato, però poi voi la mettete dove volete. Vedete che le ho fatte tutte belle larghe. Alcune le ho fatte un po' più strettine. Tanto poi uno se vuole le prova e devo portare in quel posto lì dove me le metteranno in vendita. Uno se le prova e poi vede. Io ho il testone, calcolate che c'è la testa più piccola della mia, quindi detto tutto, no? Poi ho preso questo vinaccia bordeaux, non so come chiamarlo, il colore che vedete dalla fotocamera è quello. Questa l'ho fatta un po' più cicciona, un po' più spessina e un po' più larghina. Per chi ha tanti capelli o per chi vuole stare comodo, la vuole sentire bella morbida, questo è proprio spessuno, molto turbant, e voilà. E per finire no, perché ne devo fare ancora altre, però per questo giro, perché adesso poi devo riprendere, ho già lì in ballo delle altre,
Ho fatto questa qua col fioccone. Voilà. Adesso si è tutto stortato, aspettate, che io sono un mostro. Siccome io non l'ho fisso il fiocco, poi si sposta. Così. Ed è così. Vedete? E voilà! E questa era la produzione delle cosine che ho fatto in questa cinigliina, chiamiamola come volete. Morbidissimo, guardate qua. Bello, bello, mi piace. Penso che se, sì, erano i cinesi forse, sì, non mi ricordo. Comunque, se dovesse essere loro, e c'è ancora, vi posso garantire che ne prenderò un altro bel po' di gomitoli, giuro. Perché mi è piaciuto un sacco e trovo che per fare le fasce, anche per gli uomini, perché comunque Dennis l'ha provata e non è quel tipo di lana che è poco macia, sta bene a tutti. E niente, vi auguro una buona giornata, spero di avervi fatto compagnia e di avervi dato qualche ideuzza e ciao!